il gruppo Paolo di Tarso di Salerno ed il gruppo La Casa di Timoteo di Adria presentano in podcast Sollievo per l'Anima, momenti di studio di scienza dello spirito, riunioni online, dirette streaming il mercoledì ed il giovedì. Buon ascolto. Senza carità non c'è salvezza. Signore Dio Padre, Padre nostro, grande Padre, che sei nei cieli, noi siamo qui per cercare di fare la Tua volontà, Signore, la Tua volontà che è la volontà dell'amore, che è la volontà che cresciamo, che siamo meglio di quello che siamo. Chiediamo ai nostri spiriti benefattori di questa casa, di tutte le persone qui presenti, di tutte le persone presenti nel web, che possano essere vicino a noi per confortarci, per aiutarci a comprendere queste lezioni. Signore, chiediamo ai tuoi spiriti benefattori di magnetizzare queste acque affinché ognuno riceva i benefici di chi ha bisogno e che questa serata ci porti pace, tranquillità, serenità, tolleranza e amore nella vita di ogni giorno. Grazie. Grazie. Allora ragazzi, stavamo leggendo il libro e continuiamo. Lo leggo io da qua, anche se in italiano. Ma oggi mi sembra che internet vada bene, no? Sì, sì, anche ieri sono riuscito a fare la diretta Facebook io ieri sera con il computer, cosa che erano mesi che non riuscivo a fare. Quindi allora, noi stiamo nella 197. Ecco, leggi tu allora, se che ogni tanto è sempre bello. Ah, ok, aspetta che mi avvicino il microfono. È bello questo capitolo anche. Sorte dei bambini dopo la morte. Un attimo solo. 124. Non ti preoccupare. Che numero? 197. Ah, ok. Vado? Ok. Sorte dei bambini dopo la morte. Lo spirito di un bambino morto in tenera età è evoluto come quello di un adulto? A volte lo è di più, perché può essere vissuto molto di più e avere più esperienze, specialmente se ha progredito molto. Qualche domanda o qualche cosa rispetto, ci fermiamo e parliamo, ok? Ok. 197A. Lo spirito di un bambino può allora essere più avanzato di quello di suo padre? Questo è un fatto molto frequente. Non lo constatate sovente voi stessi sulla Terra? Ecco, questa è una bella domanda, perché in effetti sui bambini ci sono certi bambini che sono più evoluti dei genitori, ma hanno più sensibilità, più amore, questo è vero. È vero, mia figlia diceva, tu sei mamma a me, no? Io mamma a te, perché così è vero. A volte vengono proprio e vanno lì a prima perché devono lasciare un segno per comprendere lo spirituale, no? Sì. Di solito, infatti, dopo la morte di un figlio, molti genitori poi intraprendono la strada dell'incontro, vogliono incontrare il figlio e da lì poi viene quella conoscenza. Infatti, e poi anche quelli che vanno prima, molte volte, noi siamo venuti qua per imparare l'amore, no? Loro sono venuti a dare questo amore e insegnare a noi. Alle volte hanno compiuto la loro missione e se ne vanno. Non hanno bisogno di rimanere qua. Ok. 198. Lo spirito del bambino che muore in tenera età e che non ha quindi potuto fare del male appartiene ai gradi superiori? Se non ha potuto fare del male, non ha neppure potuto fare del bene e Dio non lo esime dalle prove che dovrà subire. Se è puro, lo è non perché era bambino, ma perché era più avanzato. 199. Perché la vita viene sovente interrotta fin dall'infanzia? La durata della vita di un bambino può essere, per lo spirito che è in lui incarnato, l'integrazione di un'esistenza precedente, interrotta prima del termine stabilito. Inoltre la sua morte è sovente o una prova o espiazione per i genitori. Allora, è difficile dire questo a un genitore, eh? Certo. Come fa a dire a un genitore che questa è una prova per lui o
è la continuazione della vita di un figlio che, di uno che era suicida, no? Che si è ucciso, mancava ancora alcuni anni di vita per vivere, e lui viene qua a completare quegli anni che non ha vissuto. Non possiamo dire questo a quelli che non sono spiritualizzati, ma la verità è questa, che può essere molte volte il fatto di che era un suicida e è venuto a completare quello che gli mancava. Può essere benissimo che era già un spirito evoluto, come ha detto Maria, che è venuto a far vedere l'amore e dare ai genitori quella spinta in più. Perché noi parliamo di genitori, ma pensiamo a tutti noi, indipendentemente se è genitore o figlio, come spiriti mortali. Non pensiamo al nostro ruolo qua, no? È chiaro che è importante questo fatto del ruolo, nel senso dell'amore che abbiamo dato, dell'amore che proviamo per quell'essere che ci è stato affidato, no? Ma molte volte veniamo insieme come gruppo familiare della reincarnazione per poter alle volte concludere alcune delle prove o dei riscatto familiari che abbiamo lasciato indietro. E forse, forse non sempre, la morte è uno di questi momenti in cui la famiglia tutta soffre per la perdita di quello caro e come l'affronta, diciamo così, è la prova che hanno bisogno. Ma non sempre. Dire questo a un genitore che non è spiritualizzato, che non conosce, che non sa che quello figlio in realtà non è morto e che lo rincontrerà e lo riabbraccerà ancora, è complicato. È difficile e noi non dobbiamo proprio entrare nel merito di questo con loro, in quanto loro non sono preparati. Ci sono segnali, io come genitore, che posso comprendere che mio figlio è stato suicida in una vita passata? Non saprei, nel senso che può essere un fatto di que... Ragionando con mentalità spiritista, ok? Non normale, eh? Sì, allora può essere che tu li veda che ha paura di qualche cosa. Per esempio, ha paura, se si è negato, ha paura del mare. Se si è sparato, c'è sempre un problema alla testa, c'è sempre un dolore. Alcuni cerebrolesi sono... diciamo che sono stati suicidi perché hanno sparato, hanno danneggiato il perispirito del cervello e così nascono intrappolati nel loro corpo, ma senza potere... È una sempre cosa perché hanno interrotto il percorso. Perché hanno interrotto, sì, quindi sì. Vengono sì. In quelle condizioni per non tutti i cerebrolesi, alcuni sono proprio, hanno voluto per poter insegnare l'amore, perché in alcune famiglie dove ci sono alcuni cerebrolesi, tu vedi tanto, tanto amore, tanta solidarietà tra i parenti, tra i familiari, tra gli amici. Ci sta pure questa cosa. Ma può essere, pure nel campo del suicidio, può essere, si può accorgersi della paura che uno ha di alcune cose, o di un dolore specifico, o qualche problema al petto, se si è sparato al cuore, se si è buttato, c'è problema alle ossa, o viene handicappato, non si sa. Ci sono tanti modi di verificare, ma non è detto che sia, perché la certezza assoluta non possiamo avere, no? Tranne che attraverso una comunicazione di qualche spirito amico che dice: guarda, come quella mamma che è andata da Chico, che un ragazzo era nato senza braccio, no? Adesso era venuta una malattia alle gambe e dovevano tagliare le gambe. Dice: ma mio figlio adesso è nato senza braccio, tagliano pure le gambe. Chico, ma che devo fare? Aiutami, guarisce, fa... Aí, Chico ha detto: c'è Emanuele che mi dice che questa è l'ultima chance sua di non reincarnare, non da suicida, perché lui per diverse volte ha rifiutato la vita, si è ucciso tante volte, e lui stesso prima di reincarnare aveva chiesto: fammi tutto perché io non desista.
perché io abbia il coraggio di continuare. Andavo senza il braccio perché non si poteva fare del male, no? Ma si poteva buttare, per esempio, no? E come stava venendo un'altra volta quella sensazione che lui nato senza braccio, con questo handicap, c'era entrato in depressione, stava male, cosa, c'era questa possibilità che lui si buttasse. È avvenuta la malattia che dovevano tagliare il legame. Così dice: guarda, benedisce questo fatto, perché su questo spirito lui riuscirà a passare questa incarnazione da non suicida. Então, è un'evoluzione per la sua anima. Noi pensiamo al corpo, alla mamma e al figlio, ma no, dobbiamo, quello che ho detto, dobbiamo pensare come anima immortale. Per la sua anima questa è una benedizione, e lui, stesso ha chiesto il discorso di amore maggiore la mamma verso il figlio, perché sì, le condizioni che stava. Adesso ci sono protesi, ma in passato tutte queste possibilità era più complicato. Don Emanuele ha detto che lui aveva chiesto che fosse tolto qualsiasi possibilità che lui si uccidesse. E così è andato. Ok, bellissimo. 199a. Che ne è dello spirito di un bambino morto in tenera età? Ricomincia una nuova vita. Se l'uomo non avesse che una sola esistenza, e se dopo questa esistenza la sua sorte futura venisse fissata per l'eternità, quale sarebbe il merito della meta del genere umano che muore in tenera età per godere senza sforzo della beatitudine eterna? E con quale diritto sarebbe affrancato dalle condizioni, sovente così dure, imposte all'altra meta? Un tale ordine di cose non potrebbe esistere, secondo la giustizia di Dio. Con la reincarnazione, invece, l'uguaglianza è per tutti. Il futuro appartiene a tutti, senza eccezione e senza favoritismi per alcuno. Chi arriva per ultimo non può incolpare che se stesso. L'individuo deve avere il merito dei suoi atti, così come deve avere la responsabilità. D'altra parte, non sarebbe... Mi fermo, ok. È forte questo, no? Sì. Perché per me è la risposta più logica possibile della giustizia di Dio sulla reincarnazione. Perché non è possibile che un bambino che non ha fatto mai niente, che non sta lì, muoia, no? L'altro continua a vivere. Uno che ha vissuto tutta una vita nel delitto muore, no? E poi rimane lì, non ha avuto opportunità di conoscere il bene, non ha avuto opportunità di fare niente, non ha avuto opportunità di crescere. Sarebbe ingiusto, che padre, che è figlio, che è figliastro. Dio non fa così, no? Dio è padre per tutti, non è che c'è preferenze. E già che non c'è preferenze, c'è una ragione per questo modo, perché non accada cosa a uno, non accada cosa all'altro. Perché a te e a me no? Che caspita, che ho combinato? Che ho fatto perché fa meritare questa ingiustizia divina? È questo che dicono tutti quando hanno un problema, no? Io non ho fatto niente, sono stata una brava persona, ho sempre stato bravo, ho sempre stato questo. E mo mi capita tutte queste cose. Non è qualsiasi riferimento, è mera casualità, Vito. Scusate. Dice, che ho fatto? Che non ho fatto? Ma c'è una ragione maggiore che noi non vediamo, non comprendiamo, e ci ribelliamo contro questa cosa. E la cosa bella è che noi abbiamo scelto, non è Dio che ci ha imposto queste prove, siamo stati noi. Noi abbiamo scelto il percorso, noi abbiamo preso i vari poi progetti. Dimentichiamo. Noi abbiamo scelto vari progetti, ma io non mi ricordo niente. È meno male che tu non ti ricordi niente, perché se ti ricordassi ti verrebbe una colpa immane. Io vi ho già raccontato il fatto di Paolo e Stefano, il fatto che io mi sono vista ebrea, no? Un periodo dove si buttavano le lapidavano. Io lapidavo qualcuno, mi sono vista lapidando qualcuno, ragazzi. Non so, io non faccio queste cose in pubblico, non faccio niente in pubblico, sono sempre calma per fatti miei, tranquilla. Io mi sono inginocchiata a terra chiedendo perdono e piangevo con dolori struggenti.
perché con la mentalità che ho, pensare che avevo che ho fatto una cosa del genere, che ho ucciso qualcuno a pedrata. Guarda, ancora oggi quando mi ricordo mi disturba. Meno male se le grazie sono già pazza di mio, ma qualcuno che non è molto, che è un po' debole, può uscirne pazzo, solo con senso di colpa. Io non desidero questo a nessuno, quello che ho sentito io. Che piovere, io inginocchiata chiedendo perdono in Ti è mezzo alla stata data strada. questa possibilità perché dovevi capire, è Sì, chiaro che non viene data a tutti quanti la no, possibilità no. di rendersi conto delle brutture Infatti là, fatte, là vite è cominciato il passate. fatto delle traduzioni. A partire da quello ho cominciato a tradurre. L'Italia deve conoscere Paolo e Stefano. E là è cominciata la traduzione non solo di quelli, pure degli altri. È una motivazione che l'ha portato poi. Ma guarda, è difficile, è durissima, perciò non capiamo con la nostra visione limitata quello che ci accade. Dobbiamo, diciamo, ma rassegnazione, come ho già spiegato, è una parola bruttissima in italiano, perché rassegnazione c'è a vedere con la Chiesa, Dio ha voluto così, ti devi rassegnare. No, rassegnazione vuol dire la testa è indigna azione, perché in portoghese si dice resignação. E si dividendo la parola resignação, res testa, ignea fuoco, azione, vuol dire la testa infuocata, in azione massima, con questo fuoco divino che c'è dentro di noi e che c'è dentro ognuno e che ci ha dato il Signore a noi questo fuoco. Então è una rassegnazione attiva. Non è che sto lì a aspettare, Signore ha voluto così, così sto. No, è una rassegnazione attiva, dove tu ti metti in attività, come ho detto Andrea Luiz quando tu sei andato a Biella. Chi lavora e non ha tempo per lamentarsi, non c'è la depressione. La depressione è per quelli che non fanno niente da mattina alla sera, come dici tu. Ed è vero. Chi è impegnato nel bene o facendo qualcosa, chi è impegnato non c'è tempo per la depressione. Io no, allora, se io aiuto gli altri, io non ho tempo manco per piangere, perché non è giusto che io pianga quando posso aiutare altre persone. Non, non ho tempo per piangere se ho da fare. Perciò è importante che, come dico sempre, se non ho tempo per Ok, Dio, avrò tempo per lamentarmi. Ok, continuo. d'altra parte non sarebbe logico considerare l'infanzia come un normale stato di innocenza. Non si vedono forse dei bambini dotati dei peggiori istinti in un'età in cui l'educazione non ha potuto ancora esercitare la sua influenza? Non se ne vedono forse di quelli che sembrano portare con sé fin dalla nascita l'astuzia, la falsità, la perfidia, persino l'istinto del furto e della violenza, nonostante i buoni esempi di cui essi sono circondati? La legge civile assolve i loro misfatti perché, dice la legge, essi hanno agito senza discernimento. E ha ragione, perché in effetti essi agiscono più per istinto che per deliberato proposito. Ma da dove possono provenire questi istinti così diversi in bambini della stessa età, educati allo stesso modo e sottoposti alle medesime influenze? Da dove viene questa perversità precoce se non dall'inferiorità dello spirito, dal momento che l'educazione non c'entra per niente? Quei bambini che sono viziosi lo sono per il fatto perché il loro spirito ha progredito meno e pertanto ne subisce le conseguenze, non per le loro azioni infantili, ma per quelle delle loro esistenze precedenti. Ed è così che la legge è uguale per tutti e che la giustizia di Dio raggiunge tutti. Oh, questa è la parte più difficile. Sesso degli spiriti. Domanda 200. Gli spiriti hanno sesso? Non proprio come voi lo pensate, perché il sesso dipende dall'organismo. C'è fra di loro amore e simpatia, ma fondati sull'affinità dei sentimenti. 201. Lo spirito che ha animato il corpo di un uomo può in una nuova esistenza reincarnarsi in quello di una donna e viceversa? Sì, lo stesso spirito può reincarnarsi in un uomo o in una donna. 202. Quando si è nello stato di spirito, si preferisce essere incarnati nel corpo di un uomo o di una donna? È di poca importanza per lo spirito,
dal momento che tutto dipende dalle prove che deve subire. Gli spiriti si incarnano come uomini e come donne perché sono asessuati, poiché devono progredire in tutto. Ognuno dei due sessi, così come per ogni posizione sociale, offre loro delle prove e dei doveri particolari e l'occasione per acquisire esperienza. Chi fosse sempre uomo non saprebbe che per quello che sanno gli uomini. Diciamo così, saprebbe solo quello che sanno gli uomini. Tipo così, è una vita. Invece, per imparare l'amore vero, si deve nascere perlomeno una volta nella incarnazione donna, per avere dei figli, perché solo attraverso la maternità, diciamo così, quelle che hanno istinto materno, no? Attraverso la maternità possono comprendere e capire che significa questo amore incondizionato. Perché se uno va, per esempio, nelle carceri, no? E vede le mamme che stanno lì a piangere per il loro figlio, sanno che sono delinquenti, sanno che sono malamente, ma dice mio figlio è una brava persona, mio figlio è un bravo ragazzo, e stanno sempre lì a piangere, perché guardano con l'occhio dell'amore. E questa è una cosa molto bella. Perciò la reincarnazione, sarebbe assurdo che una mamma, no? Che un figlio era un disgraziato, un delinquente, ha fatto di tutto, ucciso, fatto, e poi alla fine muore questo figlio, lo sparano, lui muore, e la mamma continua a vivere con il dolore di questo figlio che non c'è più e tutto. Poi muore pure lei va in paradiso e il figlio va all'inferno. Non possiamo mai pensare che una mamma, no? Che ha amato tanto questo figlio, vuole stare in paradiso a suonare l'arpa mentre il figlio sta cadendo nell'inferno, nell'inferno. Non credo proprio. Perciò la giustizia divina, non esiste questo inferno. C'è sempre un'opportunità e questa mamma lo aiuterà a riscattarsi. Attraverso il suo amore riscatterà questo figlio cattivo. È bellissimo questo, è una cosa... È la misericordia di Dio proprio alla grande, emozionante. Non c'è altro di questo amore, veramente. E l'amore può essere questo amore, questa carità verso l'altro. È in tanti modi, non necessariamente solo col fatto di che ti voglio bene, ti abbracci, cosa. No, attraverso una parola, un gesto o un pensiero. Pure per una persona, quando non vogliamo bene a una persona, no? Che ci fa del male, dobbiamo pensare a questa persona con amore. È difficile, è complicato. Anzi, viene una cosa nello stomaco che ti dice, mamma mia, no? Infatti faccio fatica. Non facciamo fatica tutti noi. Ma quando pensiamo all'amore di Dio, e che è la cosa che mi ha dato una prospettiva molto grande di questo amore, è stato questo fatto che mi sono vista lì. Sa perché? Perché sì, io sono stato o peggio do peggio do peggio, a schifezza da schifezza da schifezza di femmina o di uomo, no? Era un uomo in quell'epoca, sono stata brutta, brutale, cattiva. Allora, io non posso giudicare nessuno. Quando ho pure qualcuno che fa delle cattiverie verso di me e ci sono state, madonna mia, non parliamo di questo tasto, non cerchiamo di ricordare. Io devo pensare che pure io sono stato peggio, ho fatto del peggio e perciò non posso giudicare proprio. Non devo solo comprendere che è un fratello che ancora sta nell'ignoranza, sta ancora a cammino, perché uno che conosce queste leggi spirituali che conosciamo noi, è difficile che faccia del male. Fa del male, ci sono gente spiritista che fanno del male, ma è più complicato. Fa alla sua propria spesa, perché sa quello che va incontro. È come ha detto Stefano quando Paolo lo stava uccidendo, no? Che ha chiesto a Abigail di perdonare Paolo. Ha detto, tu mi chiedi di perdonare il tuo carnefice? Sì, perché lui non ha conosciuto Gesù.
manco Stefano aveva conosciuto di persona Gesù, no? Ma lui non sa di Gesù. Io sì. Se io so di Gesù, devo avere compassione per questo nostro fratello che è ignorante. Diciamo, quello conosce Gesù, sa, va in chiesa ogni mattina, va in paio. No, quel Gesù non è il Gesù che conosco io. Il mio Gesù è un altro, è quello del 77, 70 volte 7, quello che chiede di girare la faccia, di guardare da un altro lato e no, che era, di farsi amico e nemico, di farsi amico e nemico, di chiamare, dice scusami se ho sbagliato nel tuo confronto, che tu reagisci così com'è, ma io voglio dire che non voglio avere nella mia vita nessun pensiero brutto su di te. Quando penso a te, non voglio avere un pensiero negativo, perciò ti voglio dire che oltretutto ti voglio bene. Non ti amo perché sarebbe complicato, ma ti voglio bene come un fratello che è smarrito, ma è lontano da me, però per non far continuare a farmi del male, no? È giusto che sia così, perché non è che tu sei oh, mia colpa, ci alleniamo con le persone cattive, ci attorniamo di tutti i cattivi per essere picchiati. No, questo sarebbe pure un suicidio psicologico, morale e fisico. Ma ci allontaniamo e dici, guarda, non voglio ogni volta che penso a te, devo pensare in modo brutto, e devo avere questa energia negativa verso di te. Non lo voglio. Voglio solo pensare che tu sei un fratello che è smarrito la strada e io pregherò per te, solo questo. Così dobbiamo fare in genere, cercare, cercare. Quanto al fatto del sesso degli spiriti, possiamo pure parlare ancora un'altra volta, perché come abbiamo visto, siamo stati uomini, siamo state donne, siamo stati di tutto. Ci sono pure gli omosessuali, no? Ma non significa niente, non è peccato, non è cattiveria, non è niente. Sono qualsiasi forma di amore, è amore, indipendentemente di che sesso sia. Perché il sesso è solo una cosa fisica. È come noi mettiamo in un vestito un fiore, no? Il sesso è solo quel fiore del nostro vestito, ma in profondità, nella nostra anima, siamo tutti uguali senza sesso. È chiaro che nella sessualità ci sta il fatto del rapporto, del desiderio, non c'è niente di sbagliato in questo, assolutamente. Basta che sia amore, non promiscuità, non baldoria, no, amore, perché quando è amore è sempre bello. Non esiste peccato in nessun modo quando c'è amore. Perché peccato, come ho detto, è sbagliare la strada. E sbagliare la strada è essere lontano da Dio. E se noi siamo vicino a Dio, no, qualsiasi cosa facciamo, diciamo così, è già dentro le sue leggi. Ok? Allora parlate voi che io chiudo pure il microfono e voglio sentirvi. No, no, io già rimango senza parole perché è sempre, cioè, ti colpisce ogni lezione sempre nell'intimo. E quindi gli insegnamenti che nascono ogni settimana vanno elaborati. Il perdono è difficile, ma vivendolo in questa maniera con la persona che sta lontana, però nel mio intimo ti voglio bene, anche nonostante tutto. È più facile il perdono darlo in questa maniera e anche il cambio di pensiero. Anche il pensiero riguardo se uno è intollerante, riguardo l'omosessualità, lo vede in questa maniera come forma d'amore, cambia la forma prospettiva. È proprio vedere con un'altra prospettiva tutta la vita. E questo non è facile, è un rigenerarsi dall'oggi per tutta, per quello che rimane della vita. Quando tu mi hai detto che uno spiritista studia da quando comincia fino alla fine, è vero, non smette mai di studiare costantemente, vigilare 24 ore su 24, perché i pensieri sono
nocivi se non sono corretti. E quando bisogna edificarli i pensieri, devono essere edificanti per l'anima, per il corpo. Quindi è complicato. Anche la spiegazione del sesso fra gli spiriti è una comprensione di tante situazioni che distruggono matrimoni e famiglie, perché si dà più importanza alla corporeità e non alla spiritualità come sentimento. E questa è la maggior parte del fallimento di tante relazioni, perché si ragiona con il fisico, non con lo spirito. Ecco perché ci sono tanti legami che invece sono spirituali e durano molto di più. E queste sono spiegazioni che ci si arriva in questo modo, che ti devastano mentalmente, perché ti fanno fare un lavaggio completo del cuore e vedere la vita in una maniera diversa. Io la penso così. Anche le morti dei bambini ha una spiegazione. È perché noi vediamo dei bambini quando in realtà sono anime evolute centenarie, forse anche più vecchi di noi magari. Non so se questo può accadere, se un'anima può essere più antica di quella del genitore. Questo non lo so. Però fa riflettere tutto quanto, perché la morte stessa fa riflettere. Si può essere più vecchia dei genitori, come? Anzi, molto più evoluta. Può essere pure che la mia sia una reincarnazione pochina e la mia figlia sia proprio vecchissima. Come non si può? Oh, Gesù è un esempio. Gesù era già spirito puro quando è incarnato da Maria, no? Maria era giovane, era un spirito preparato, era un spirito ma da dove veniva il sistema, da dove è venuto Gesù, da quale? Certo, perché accettare nell'epoca, in quell'epoca, accettare una gravidanza che senza non si è capito niente, non possiamo manco approfondire la situazione, però accettare e mandare avanti quella vita. In quell'epoca lì è stato un atto di anche conoscenza, sicuramente, sì, perché il contatto con là c'era una forma di medianità da parte di Maria, come no? Nel vedere gli angeli, ma pure Elisabetta, no? È chiaro, cugina. Era già capitato anche ad Elisabetta, donna matura, una gravidanza inaspettata, impossibile. Io volevo dirti il fatto del perdono. Il perdono è difficile, non, anche perché chi siamo noi per poter dire io ti perdono, no? Come facciamo? Con i nostri difetti, con i nostri ego. L'unica cosa, io sai che cosa, è la comprensione, perché se quelle persone sbagliano nei nostri riguardi, o sbagliano nella società in genere, tanti fatti di cronaca che sentiamo, è perché non hanno la conoscenza e quindi vivono nella loro istintualità, offendendo, ammazzando o nei nostri riguardi commettendo degli errori, perché non c'è il livello di consapevolezza di quello che è giusto e quello che non è giusto. E quindi solo così bisogna comprendere che non c'è quel livello di conoscenza che riporta ad agire, non dico come gli animali, ma nell'istintualità, vivendo con il loro ego, perché noi siamo tutti con i difetti di personalità, l'orgoglio, la presunzione e tanti tanti altri. Quindi come ce li abbiamo noi, e noi cerchiamo di individuarli e di tenerli a bada, alcune volte quando c'è bisogno, e tenerli fuori quando no, le persone accanto a noi non meritano di essere trattati, semmai se noi siamo orgogliosi o siamo presuntuosi, ci lavoriamo, però in alcuni momenti, come dice Leila, non li possiamo eliminare, per poi in alcuni momenti semmai quell'ego ci può servire e lo utilizziamo. Però dobbiamo comprendere, come sappiamo di avere noi i difetti, così ce l'hanno gli altri, forse più grossi, più importanti. Però se commettono degli errori, li commettono perché non hanno la conoscenza e la consapevolezza di essere tali. Sono convinti di essere nel giusto, sì. Se sbagliano, offendono, ci trattano del male. È come se vivessero in una realtà parallela. No, io non lo vedo da parte nostra, perché chi siamo noi per poter dire? Infatti, posso intervenire? No, ma ci sta il fatto di che quando comprendiamo,
come funziona tutto, vedremo che non c'è niente da perdonare. Non c'è niente da perdonare. Non, le cose, la realtà che vediamo non è la vera realtà. Perciò è una cosa molto profonda da essere meditata, studiata, pensata. Mi ricordo quando la lezione dicevano che la mappa non è il territorio. La mappa non è il territorio. Posso averla? Posso? Sì, mi invito. Allora, già il fatto stesso che nel Vangelo si dice, cioè, cosa c'è di tanto importante nell'amare il chi ti ama? Cioè, la forza sta nell'amare il tuo nemico, dice Cristo nel Vangelo. Ma non a caso, perché dice questo? Perché la negatività che tu ti porti dentro, odiando una persona, si riverbera su te stesso. Solo per questo lo dovresti perdonare, se no tu ti porti una cappa di negatività addosso che non riesci a scuoterla. Allora, ecco il perdono. Il perdono per anche bene, quasi anche bene. Una forma di, diciamo, è vero. Sì, c'è male. Io vi invito a vedere, c'è stato un fisico italiano, Fabio Marchese. Ah, indipendentemente sì, di quello che, dite, che uno può pensare, che lui diciamo fa i soldi con questi incontri, non, indipendentemente di questa cosa, perché è un fisico, sta mettendo la sua conoscenza a molto bravo queste persone, no? Lui quando spiega il fatto dell'entanglement, no? Che sarebbe che, come Burns nel 1900 e qualcosa ha scoperto che il fatto di queste particelle che allo stesso tempo erano onde e allo stesso tempo era luce, no? Era si muoveva come particella e come particola, come luce, fotone. E ha detto che prendendo due elettroni o due atomi, non so che cosa erano questi due, e mettendo uno in contatto con l'altro, gli elettroni, l'energia di questi due, no? Una volta bastava che si mettevano in contatto. Poi prendeva quell'elettrone e mandava in Australia, no? E faceva tipo una diretta e diceva così: faccio girare a destra, aí quell'altro girava a destra pure lui no stesso momento, faccio girare a sinistra. Allora, e lui dice: então, quando abbiamo avuto una connessione con qualcuno, una volta che abbiamo conosciuto qualcuno, diceva il piccolo principe, tu sei responsabile per quello che catturi, no? Se tu hai catturato l'attenzione di qualcuno, sei responsabile per quella persona. E quando questa energia, no? Succede qualcosa che è malamente, che tu hai fissiggiato, hai avuto un problema e tu sei arrabbiato con l'altro o li odi, no? Quando tu lo odi, tu stai mandando quella carica energetica verso quella persona. Il problema è che la carica arriva lì, la persona percepisce, non sa come, non, perché energia è sempre energia, torna da te, percepisci, e per caso quel giorno che tu hai mandato quel pensiero negativo verso quella persona ha pensato a te. In quell'esatto momento ha pensato a te. E ha fatto la stessa cosa, ti ha rimandato indietro quel pensiero. Quindi vale anche per il pensiero d'amore questo? No, sto dicendo, se siamo incazzati neri con qualcuno, no, diciamo chiaro e tondo, no? E mandiamo pensiamo a quella persona e ci viene la rabbia. Mandiamo quella, non è che mandiamo, dice ah vai rabbia, va là, no. Il pensiero che va. Ci arrabbiamo con quella persona. Nello stesso momento, quella persona ci penserà. Perché arriva, ci penserà con rabbia. E noi perdiamo l'energia. Ma scusami, qui con rabbia. Scusami, le parole di Cristo non sono date a casa, a no. Casa. Cioè lui che dice, non è, cioè ama il tuo nemico, non lo dice perché questo effetto, diciamo, di empatia lo stanno manifestando gli scienziati, particelle subatomiche mandate nello spazio,
danno la stessa emozione, cioè sensazione emotiva, anche a milioni di chilometri, miliardi di chilometri. E sì, così succede negli esseri umani. Allora, cioè, quello che mandiamo lo riceviamo. Infatti, perciò sto dicendo, perciò se non liberiamo noi che abbiamo la conoscenza, attenzione, chi ha la conoscenza ha più responsabilità. Già. Quando, per esempio, è marito e moglie, siamo in una coppia, e il marito non sa niente, non vuole sapere niente di queste cose, non sa, si comporta di un certo modo cattivo, diciamo così, non tanto carino, è noi che abbiamo più la conoscenza, dobbiamo noi agire in modo di portare la pace e la tranquillità in quella casa. Noi abbiamo la conoscenza e attraverso l'amore, no, siamo noi che possiamo interrompere questa allora, cattiva, andare e venire. Un accaduto di pochi minuti fa, una mezz'oretta fa, io stavo attraversando la strada, è passata un'auto, no? E ha detto in un modo brusco, ha detto, ma stai attento che qua ti metto sotto. Allora, se io fossi stato, diciamo, alla loro stregua, avrei agito di conseguenza. Invece io li ho spiazzati in questa maniera, ho detto, senti, scusatemi, ero disattento e non me ne sono accorto. Ah, vabbè, allora tutto ok. Capisci? Lo spiego di questa maniera. Quello che mandi, quello ricevi. La cosa che è come il carattere dell'aggressività. È tu mandare, è fare un colpo, no? Con la stessa energia, uguale ma contraria. Esatto, infatti lei è rimasta spiazzata perché si aspettava una risposta aggressiva. Allora, quando ho detto io, scusami, non l'ho fatto apposta, ero distratto, è rimasta così bloccata. Detto, ok, va bene. È vero, è vero, è vero. È vero. L'ho constatato pochi minuti fa, insomma. Ci sta, venerdì faccio lezione di pittura, no? Insegno delle signore che dipinge. E c'è una ragazza che ogni tanto, cioè, molto tecnologica, no? mi ha detto di un sito che si poteva vedere in streaming alcuni film che ancora che stavano uscendo in sala. No? Per un periodo l'avevo fatto, no? Usato lo streaming per vedere. Poi mia figlia, più vecchia di me, che è un'altra molto più anziana di me, no? Lei ce l'ha la possibilità di stare studiando in una scuola, un'università molto pregiata, ma che non si paga, perché non, ha vinto concorso per entrare in questa università. E studiando... Tipo una borsa di studio? No, questa università si fa un concorso per entrare. Chi entra non paga, ma il concorso è tremendo, sono milioni di persone e lei è riuscita ad entrare, è stata brava. È entrata in tre di queste, ma ha scelto quella che lei riteneva migliore. E quando lei ha fatto questa cosa, aveva il diritto di avere una casa nel campus, che è una città. La FMG, che conosce Belo Horizonte, sa che è una città dentro la città. E lei aveva opportunità di avere questa casa. Come lei percepisce una specie di denaro, una rendita, lei ha detto, mamma, io ho detto di no, perché io ho la fortuna di avere questa rendita, di poter affittare una casa. Altri che stanno lì, che non hanno proprio da dove tirare i soldi, non hanno come affittare. Então io ho detto di no. Potevo avere quella casa, ma ha detto di no. Caspiterina, ha detto, era sputata in fatto che mi sono sputata da sola. No? Ho detto, è io che sto facendo un torto, rubando, vedendo in streaming i film che non sono usciti, anche che stanno uscendo nelle sale. E ho smesso, non l'ho visto più. Da quel momento non l'ho visto più. Pure questo è essere coerenti con quello che pensiamo. Solo perché è gratis, solo perché non paghi, no? Tu devi pensare a che tipo di vita vuoi. Deve essere onesto, perché il male, pure piccolino, è male.
Non c'è un male più grande, un male più piccolo. Ah, ma che cazzo, lei poteva benissimo pigliare la casa. Chi, no, chi avrebbe detto? Nessuno sa. Era un suo diritto. Era un suo diritto. Lei ha detto no, perché c'è gente che sa peggio di me e che non ha questa possibilità. Então eu lascio a Ah, c'è loro, tutto il posto là. all'altro. E invece mi ha dato una lezione, perché in quella settimana che lei mi ha spiegato, io stavo facendo un fatto degli streaming, no? Non era ospite da un'amica Sì, di ma Maria. era troppo lontano dall'università e ho dovuto fittare la Ah, casa. capito. E che è successo? Che quando, come dice Gesù, chi è fedele nel poco è fedele nel molto, no? Chi è fedele con poco è fedele pure con molto. E noi dobbiamo essere fedeli in qualsiasi momento, non c'è un che è sbagliato qua o è sbagliato là. Io stavo, in realtà stavo rubando se facevo, se prendevo questo fatto in streaming. La ragazza ha detto: no, lei perché ci sta dopo, non so, un anno è libero, qualsiasi persona. Ho detto: no, io voglio quello che posso fare, che posso, che non voglio fare delle cose che siano sbagliate. Perché no, è incoerente con quello che vivo. Então, noi che studiamo, chi ha la conoscenza ha la responsabilità, come dice o zio di Peter Parker, l'uomo rano, che diceva: da un grande potere deriva Grande novità. una grande responsabilità. E il nostro potere è la conoscenza. Então, perciò, noi che abbiamo la conoscenza, comportiamoci bene come ha fatto Vito Antonio nel traffico, comportiamoci bene con i nostri mariti che alle volte sono un po', o con le nostre mogli che sono un po' così. Noi abbiamo la conoscenza, possiamo essere più compassionevoli verso loro, perché loro non conoscono Gesù che conosco io. Questo si risume tutto lì, non c'è un'altra cosa. Cara Rachele, puoi dire qualcosa mo che tu puoi parlare? Il Apri microfono. il microfono. Mi senti? Sì. Cosa, sono raffreddatissima oggi, non mi sento molto bene, però stavo pensando su quell'argomento di prima e come quando andiamo al di là, cosa succede, no? Come si dice? Perché non sono fluente in italiano, quindi scusami. Quando si muore, no? E si sveglia nell'aldilà. Ho visto un video proprio su questo argomento ieri e diceva che è lo stesso, il dolore che sentiamo è quello del corpo, però la morte non ti fa niente. E la stessa persona che sei adesso, sei dell'aldilà, però alcuni spiriti sono più evoluti. Hanno questo regalo, non so dire, di forse poter accessare questa memoria, no? Però siamo noi stessi lì e quindi era bellissimo, dopo te lo faccio vedere su questo argomento di prima. Come si chiama il film? Non mi ricordo, però devo vedere nel mio storico di YouTube. Ma scusate un attimo, ma se un bambino muore nell'infanzia e si risveglia nell'aldilà, come si risveglia? Perché Bambino. è Bambino. convinto di essere bambino, no, non ha No, coscienza della... è bambino ancora. Ok. C'è pure scuola per i bambini lì, è bambino ancora, perché diciamo così, la sua esperienza, se è morto come bambino, è che doveva passare pure quell'esperienza nel mondo spirituale di crescere e di Poi cresce sviluppare. Dopo anche cresce pure lì, lui. cresce Ok, pure, diventa adulto pure lì. questo Diciamo così. te lo spiego perché durante un convegno ho registrato, ha fatto una registrazione ambientale
E dove c'erano tutti questi bambini? Ma gli ho detto alla signora, ma sa il motivo perché ci sono queste sottovoci, sottofondo di bambini? E la signora aveva avuto 5 aborti. Quindi questo ha confermato quello che tu dici, che nell'aldilà, ecco, continua questa scuola per l'infanzia, questi bambini mai nati, per vari motivi che non possiamo conoscere, però ci sono questi bambini, si sentono. Domanda trabocchetto, hai fatto. Eh sì, eh. Scusami, Leila, c'è una contraddizione. Quale? Abbiamo detto che uno spirito che non completa l'iter rinasce bambino per completare un suicida, per esempio, un suicida che non ha completato gli ultimi anni della sua vita e si uccide. Poi, quando... Ci dà dono, può essere, è un. Aspetta, no, aspetta, fammi completare. Poi, quando muore bambino, cioè nell'aldilà è bambino, non penso che sia proprio così. No, è così. È no, di là è È proprio. quando acquista la sua capacità di spirito, diciamo che ha... Allora, se lui muore bambino, no? Allora lui doveva completare quel poco di vita che doveva fare, no? È sempre Sempre l'ultima reincarnazione che rimane impressa ancora nel perispirito. Dopo, quando lui comincia a crescere e cresce un poco, no? E comincia a ricordarsi dei momenti della vita anteriore che ha avuto e di che cosa è successo, allora cresce anche nel di là. sì, Ah, ok, si evolve, si cresce. Fino a cresce, ricordare quello che era. sì. Quando diventa adulto, diciamo così, no? Lì può prendere tutta la conoscenza in perché è successo tutto ciò, perché Dio non va contro le sue leggi, Perché è va a tutto, scuola, no? È va a piccolo, quando scuola. arriva viene accolto dagli spiriti che devono educare. Sono accolto alle volte dalle mamme vere che ha avuto quando lui era incarnato, pure di un'altra incarnazione. Forse lui, una mamma di un'altra incarnazione lo prende in cura, no? Lo prende in braccio perché è piccolino ancora e lo tieni, lo adotta, lo riadotta, no? Perché in realtà tutti noi siamo adottati, perché nella Portando allo stato di adulto, diciamo. stato di adulto, quando arriva È come la specie di San Gregorio che stava da 700 anni che non riusciva a venire no, fuori. lui è nato, è arrivato grande, continuato grande, e 700 anni grandi facendo nel Eh sì, male. ma io dico una cosa del genere, che non si capacita della sua esistenza reale. Allora, un bambino quando arriva lì c'è la mentalità di un bambino. Tanto Ah, ho è che c'è capito. un libro che si chiama Messaggio di un piccolo morto. Che racconta la storia di questo bambino che arriva nell'aldilà e non trova pace perché la mamma non trova pace. Ha dei incubi nel suo si agita, sta male perché la mamma sulla terra Capita sempre, soffre, sì. soffre tanto e che lui non riesce a scollegarsi da questo perché senti proprio grida e il richiamo di questa mamma e là incontra la zia, il nonno, la nonna e va a vivere con loro e studiare, entra in questa scuola e spiega tutte le cose che io come lui è stato un po' cattivo che aveva ucciso un gattino, no? Si è visto e ha visto la scena che lui uccideva, si è pentito perché ha capito che non doveva comportarsi Pure io così. l'ho ucciso un gattino, ma non l'ho fatto apposta, me lo No, sto tu l'hai a fatto apposta. No, sto dicendo che fare lui la ha fatto macchina. apposta. Lui ha fatto apposta. Ha ucciso questo Poi da gattino. piccolo ho ammazzato degli uccelli che mi portavano Tu a caccia. ti ricorderai di tutto questo e ti pentirai. No, Già sei pentito, sono pentito, meno veramente. male. Sono stato anche cacciatore. Vedi? Ok, pentitevi. Mi aveva indotto mio padre, no, tutti i cacciatori. Però io Poi penso anche che se sono, scusa, ascoltate, ah. non li ammazzo. Ma io penso anche che Vedi? se sono un mentore, no? E accolgo questo bambino che si è suicidato, con lo spirito di bambino, non è che io posso dire al bambino tu ti sei suicidato, perché il bambino penso che non comprenderebbe, infatti. Perciò Dio non va contro le sue leggi, è tutto naturale. Tu arrivi lì da bambino, sei bambino, cresci,
quando più diventi adulto, più diventi consapevole di chi Ma non è sei. detto che non ritorni un'altra volta qua, stai un po' di tempo là e poi ritorni un'altra volta qua e vieni qua e vieni a crescere. Sì, anche questo, ma dipende di tanti fattori, dipende del merito che tu acquisisci pure lì. E tu cresci nel mondo spirituale se è caso che tu cresca lì o torni a reincarnare. Dipende dal tuo percorso di anima. La tua anima che cos'è? Capito? Ognuno ha un suo percorso. Ma i bambini sono bambini, rimangono, non che rimangono bambini per sempre, no. Peter Pan no, crescono. E quando diventano più consapevoli, più adulti, cominciano a ricordarsi della ultima esistenza e lì cominciano a prendersi piano piano, perché non può essere di un giorno all'altro che tu capisca tutto, sennò va a finire che guasti tutto il lavoro che è stato fatto. Deve essere Dio, non va contro le sue leggi. È tutto molto. È tutta una progressione, è tutto progressivo. C'è un'organizzazione nel mondo spirituale che quando leggo queste cose, no? Quando leggo questi libri, dico, Madonna mia, ma è tutto perfetto, è un ingranaggio perfetto come funziona tutto. E c'è spiegazione per tutto. È impressionante, è C'è incredibile. la scena in Orso Solare quando Andrea Luis va a vedere le preghiere e dice: ma c'è solo questo, ci deve essere un errore. E l'assistente gli fa: non ci sono errori qui, eh. Cioè. Lei ha un dubbio. Io faccio il Vangelo a casa, no? Con la mia amica brasiliana, pure che è qua a Cosenza. E quindi arriviamo a una domanda che non sappiamo cosa pensare. Per esempio, siamo di Brasile, no? E c'è quella comunità, non so là, ci sono tante altre città, diciamo così, nell'aldilà. Nel Però mondo siamo in spirituale, Italia, però siamo in Italia. Per esempio, se dobbiamo, non so, morire, no? Domani siamo qua in Italia, a quale città dobbiamo andare? È questo. allora, se, nel mondo spirituale, come a Gerusalemme Celeste, come dicevano, come dicono gli ebrei, no? Gerusalemme Celeste, che c'è nella Torah, nelle grandi città. No? Di grande città molto popolosa, ha una città spirituale sopra, sotto, non lo so perché no, dice la dottora Marlene Nord che c'è mezzo millimetro di distanza tra noi e l'umbral, l'altra dimensione. diciamo così. Poi nostro lar, tipo nostro lar, no? Per esempio, ad Assisi c'è una grande città spirituale sopra ad Assisi. Roma, Salerno, Cosenza, le grandi città. Adria, non lo so, forse No, Adria. qua non c'è niente ancora. No, ci C'abbiamo sono solo la nebbia. tutte le grandi città, perché, come ho detto, Dio non va contro le sue leggi. Noi dobbiamo arrivarci dove ci troviamo. Simone, io non vado in Brasile. Capito? Vado da qualcuna parte qua, da qua vicino, perché mi sono vissuta qua e adattata qua. E quelli che mi aspettano, che mi vogliono, mi troveranno comunque. Devo fiorire dove Dio mi ha piantato. No, mi troveranno, ho detto, già c'è una casetta Un po' pronta di nell'Umbral, chilometri, no? chilometri. Ho una casettina già prenotata nella periferia, però dell'Umbral, non nell'Umbrale centro, periferia. Tutti noi, la verità, dobbiamo passare per una filiera di consapevolezza, no? Alcuni più veloci, alcuni meno veloci, ma ci stanno queste città. Per esempio, chi è cattolico troverà dei preti ad accoglierli, perché la sua fede, la sua confessione è quella. Non è che arriva qualcuno che non è un buddista o una cosa per no. No, chi è buddista arriva la gente che è buddista, che va là, o qualche spirito che professava questa fede va là. Non è che deve cambiare fede perché è morto, no, è sempre lo stesso, no? È ricevuto per quelle persone che lui si identifica.
come pensiero, come energia, comportamenti, come comportamento, vissuto come e tutto. quant'altro. Noi, la verità, nell'ombra c'è tanti spiritisti, dice Haroldo, perché noi ci Mamma comportiamo, mia. perché noi ci comportiamo male perché che siamo responsabili, perché noi sappiamo come funziona l'aldilà, sappiamo come dobbiamo comportarci e anche così non lo facciamo. Ho detto non bro, ci sono parecchie spiritiste. Anche per i cristiani cattolici questo, che sanno come dovrebbero comportarsi e non è così. Quindi parlo È mi vero. permetto di prendermi responsabilità di quello che dico da parte di noi italiani, che è vero anche questo. Ah, Quindi questo è bene. Molto bene, è grazie Luca. scusami Elena, vabbè, tu vai in un luogo dove trovi dei tuoi pari. Il buddista trova il buddista, il cattolico trova il cattolico, ma col tempo, diciamo, l'affinità al congiungimento, diciamo, di fede, che è solo uno il Dio, Io. appunto, si arriva a questa convinzione, o ci Eppure. vogliono altre vite e altre evoluzioni? No, poi ci sarà solo l'energia, solo l'amore, ci sarà solo quello non. Io penso che nel momento in cui già sulla terra c'è già questa convinzione, non vai là e cerchi il cattolico, sai che c'è Dio che domina tutto il creato e quindi verranno delle entità a darci conoscenza e basta, la conoscenza di Quello conoscersi volevo dire, con Dio. spoglia delle idee falsate della vita terrena. Se uno vuole, perché c'è libero arbitrio dappertutto, e nessuno, come nei casi di ossessione, nessuno ci ossessiona se non lasciamo noi la porta aperta, nessuno, non c'è spirito che ci fa del male, no, non c'è questo, siamo noi che chiamiamo loro con il nostro comportamento, con il nostro agire, con il nostro pensiero, quindi Attirano spiriti cattivi, diciamo. sì, è il nostro pensiero. Capito. Qua e là, non depende, non è solo qua, ma pure nel mondo spirituale quando andiamo. Perciò dobbiamo trovare molti compagni buoni, fare la nostra energia, alzare molto per poter trovare compagni buoni. Io credo, e non è un pensiero di comodo, io credo che già il fatto di credere in un unico Dio e seguire la dottrina di Cristo, anche se da essere umano è un poco difficile essere perfetti e seguirla pienamente, ma già questo mettersi nelle mani di Gesù, adoperarsi per seguire la sua dottrina con grande difficoltà, perché chiaramente siamo pieni di ego e pieni di difetti da modificare. Però già questo penso che ci metta nella condizione di arrivare dall'altra parte Avvantaggiati. sì, avvantaggiati in una dimensione Migliore. migliore rispetto a chi non crede in niente, non crede manco nell'esistenza di un Dio, al di là se uno è testimone di Geova o no, ci sono persone che non credono in niente, però se si sono comportati nell'amore, non credono nell'esistenza di Dio, però agiscono. Già questo potrebbe essere per loro non un premio, ma il comportamento di dare agli altri quello che è in esubero per noi. Penso che già il comportamento di amore sulla terra può essere valido, Sì, però indipendentemente dalla. seguire la dottrina di Cristo e credere in un solo Dio già è un Sì. passaporto per l'aldilà, Sì. penso io, Ma veramente. scusami, ma non è la presunzione di credere in Cristo o in Dio che ti salva l'anima o ti migliora? Aspetta, fammi Lo completare. stile di vita che porti, non è Bra, questo. è lo stile di vita che porti, che comunque, perché anche il samaritano, quello era ateo, però fece quello che il cattolico non fece. Perciò ti ho detto, già il fatto di credere in un solo Dio, però ci sono anche persone che non hanno nessun credo, ma si comportano Ah, come se è Dio vero.
l'amore in modo etico. La verità ha detto pure Papa Francesco, è meglio un ateo bravo do che un cattolico fedente. È già, è normale, è normale. Queste parole chiaramente, ma ha detto pure lui. Ok, ragazzi, se volete dire qualche altra cosa, tutto a Vai. posto. Ok, vuoi fare tu, Rachele, la preghiera questa sera? Ah, mamma mia, no, la prossima, la prossima. Sono timida. Dai, dai, che ce la fai. Concentrati, pensa a Gesù, pensa a Dio, ti va tutto bene. No, spero. Ok, vediamo. Grazie Gesù per starci conosco, in italiano e portoghese ogni tanto, vabbè. Grazie agli spiriti benefattori che stanno qua con noi questa sera. Grazie per la nostra vita, grazie per la vita dei nostri cari. Grazie per tutto quello che accade di buono e di male che ci fa crescere ogni giorno e che troviamo il nostro cammino, il nostro percorso. E se siamo un po' fuori, che i nostri angeli custodi, i nostri benefattori ci possa mettere nel cammino un'altra volta nel nostro percorso. Così sia. Così sia, grazie. Grazie. Scusa. Sì, ok, ragazzi, grazie Grazie. di essere qui questa sera. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao a tutti. Buonanotte. Ecco, ringraziamo Leila per questo collegamento che ci viene donato con il cuore. Ricordiamo l'appuntamento nel gruppo Paolo di Tarso ogni giovedì sera con l'applicazione Hangout. Chi vuole può iscriversi al gruppo Paolo di Tarso e ogni diretta streaming avviene il giovedì sera dalle 20:30 alle 21:30 con lo studio del Vangelo, studio del Libro degli Spiriti. Grazie e alla prossima puntata.